Nel corso del III secolo d.C., l'impero cominciò a mostrare i suoi punti deboli e a dare segni di difficoltà. Le cause di questa crisi furono diverse. Prima di tutto politiche, in quanto i generali che guidavano l'esercito erano diventati sempre più potenti e spesso nominavano direttamente l'imperatore, senza il consiglio del Senato. I comandanti eletti restavano in carica per poco tempo e non riuscivano ad avere il controllo sui funzionari e sui militari che governavano le province. In secondo luogo militari, dovute al fatto che l'impero era vastissimo, e per difendere i confini e mantenere l'ordine interno, era necessario disporre di numerosi soldati. I soldati romani non erano sufficienti, così si arruolavano nell'esercito i mercenari, cioè stranieri che combattevano in cambio di denaro e che, quindi, erano meno affidabili. Un'altra causa è da ricercare nella crisi economica e sociale, che esplose perché per sostenere le spese militari, gli imperatori furono costretti a imporre ai cittadini pesanti tasse e un forte aumento dei prezzi degli alimenti. Per poter sopravvivere, i contadini vendevano le loro terre ai grandi proprietari terrieri i quali, a loro volta, si trovavano in difficoltà, perché non c'erano più schiavi che lavorassero nei loro latifondi. Molte terre rimanevano incolte e il cibo scarseggiava. Anche il commercio si indebolì, poiché non si provvedeva più alla manutenzione delle strade. Si aggiunse anche un periodo di carestia, che portò al diffondersi di epidemie. Infine culturali, poiché con la diffusione del cristianesimo, che predicava la pace e l'uguaglianza, probabilmente venne meno lo spirito di conquista legato alle azioni di guerra, che avevano da sempre caratterizzato la storia romana. Nel 284 d.C. divenne imperatore il generale Diocleziano. Egli attuò una serie di riforme economiche e sociali per cercare di mettere fine alla crisi. Per sostenere le spese dell'esercito, impose ai cittadini di pagare le tasse in base alle ricchezze o alle terre possedute. E per frenare l'aumento dei prezzi del cibo, emanò un editto che fissava il costo di diversi prodotti. Mise in atto una violenta persecuzione contro i cristiani, per ristabilire i valori della religione romana. Per poter controllare l'immenso territorio, nel 286, Diocleziano divise l'impero in due parti, ognuna governata da un imperatore. L'impero d'Oriente rimase nelle sue mani, mentre affidò l'impero d'Occidente a Massimiano, un suo generale. Poiché i territori continuavano a essere assaltati dai nemici, i due imperatori, detti Augusti, nominarono altri due sovrani, detti Cesari, ai quali vennero affidate le province più lontane. Questa organizzazione fu chiamata tetrarchia, che significa governo di quattro sovrani. Alla morte di Diocleziano scoppiarono nuove guerre civili. Nel 306 salì al trono Costantino che, nel 330, riunì nuovamente l'impero e trasferì la capitale a Bisanzio, l'odierna Istanbul, che fu rinominata Costantinopoli in suo onore. La situazione però non migliorò. Nel 395, dopo la morte dell'imperatore Teodosio, l'impero venne definitivamente diviso in Impero Romano d'Oriente, con capitale Costantinopoli, e Impero Romano d'Occidente, con capitale prima Milano e poi Ravenna. Oltre i confini a nord dell'Impero Romano si erano stabiliti i Germani, un insieme di popolazioni che provenivano dall'Europa centro-settentrionale e orientale. I Romani li chiamavano barbari, perché parlavano una lingua incomprensibile e avevano abitudini e tradizioni ritenute inferiori alle loro. Vivevano divisi in tribù seminomadi. Nonostante fossero popoli molto diversi fra loro, avevano in comune lingua, religione e organizzazione della società. Nelle terre che abitavano costruivano piccoli villaggi e si dedicavano alla caccia, all'agricoltura e all'allevamento. Una volta esaurite le risorse del territorio, si spostavano in un altro. Erano soprattutto guerrieri, e i loro fabbri erano molto abili nella produzione delle armi. Non conoscevano la scrittura e tramandavano oralmente le loro leggi. Erano politeisti e adoravano, fra gli altri, il dio della guerra Odino. I Romani acquistavano da loro armi, ambra, pellicce, gioielli in cambio di vino, tessuti e oggetti pregiati.
molti germani, inoltre, militavano nell'esercito romano come mercenari. Alla fine del VI secolo, però, gli Unni, una popolazione nomade proveniente dall'Asia, attaccarono le tribù germaniche, costringendole a oltrepassare in massa i confini dell'Impero romano. A volte i barbari si stabilivano pacificamente nell'impero, ma più spesso accadeva che saccheggiassero le terre. Roma venne devastata dai Visigoti nel 410. Nel 451, anche dagli Unni, guidati da Attila, giunsero in Italia e depredarono la pianura padana. Quando Attila giunse alle porte di Roma, però, avvenne un evento inaspettato. Un'ambasceria, condotta dallo stesso Papa Leone I, andò incontro all'esercito asserragliato sulle rive del fiume Mincio, incurante di tutti i racconti macabri sulla fine degli emissari che incontravano il re Unno. Non si sa con precisione cosa il Papa disse ad Attila. Forse lo informò di un'epidemia di malaria che stava colpendo Roma. Fatto sta che Attila rinunciò alla conquista. Infine Roma fu saccheggiata dai Vandali nel 455. L'ultimo imperatore dell'impero d'Occidente fu il giovane Romolo Augustolo, cioè Piccolo Augusto, un ragazzo di 14 anni, figlio di un generale romano. Egli non aveva le capacità per governare e contrastare i condottieri barbari. Quando il re degli Eruli, Odoacre, chiese una parte delle terre italiche per il suo popolo, Romolo Augusto lo rifiutò. Odoacre, allora, assediò Ravenna, capitale dell'impero d'Occidente, e catturò Romolo Augustolo. Tuttavia non volle per sé il titolo di imperatore, ma si fece nominare re delle popolazioni barbariche in Italia. Secondo gli storici, questi eventi accaduti nel 476 segnarono la fine dell'impero romano d'Occidente. Successivamente, nei territori dell'ex impero d'Occidente, si formarono i regni romano-barbarici, in cui il potere militare era in mano ai barbari, mentre l'amministrazione dello Stato era riservata ai romani. L'impero romano d'Oriente, invece, durò per altri 1000 anni, fino al 1453. La capitale Costantinopoli fu a lungo una città ricca e popolosa grazie ai fiorenti commerci.